Serata di festa, quella vissuta domenica scorsa in piazza Silone a Monte Marcone di Atessa, in occasione dell'evento numero 11 in Fest. Tanta carne al fuoco, come suol dirsi, con il cabaret di Marco Papa, lo spettacolo di magia per i più piccoli, la presentazione del programma della scuola calcio numero 11 e la presentazione della prima squadra, grossa novità stagionale per l'attivissimo sodalizio del presidente Mattia Grappasonno. Divertimento assicurato per grandi e piccini, grazie alla presenza di stand gastronomici. Un'area riservata al divertimento dei più piccoli con scivoli gonfiabili, animazione, bolle, tanta musica e divertimento. Il presidente Grappasonno, un vero vulcano di idee e di iniziative, ci anticipa le novità di questa stagione. Buonasera a tutti, buonasera Antonio, sì, siamo pronti a ripartire in maniera brillante e proprio in questi giorni stiamo iniziando gli open day delle diverse categorie che ricordiamo sono aperte a tutti, dai giovanissimi alla fascia d'età 2008-2009 fino all'alfabeto dello sport 2018-2019, quindi fino ai 3 anni la numero 11 accoglie tutti quanti i bambini. Se ci sono delle novità, mi ha chiesto se ci sono delle novità. Sì, le novità ci sono, c'è una novità molto importante quest'anno, infatti la numero 11 diventerà un reality. Avete sentito bene, saremo in onda su Rete 8 dal lunedì, penso, 30 puntate con l'obiettivo ovviamente non di far vedere solo e esclusivamente come si allena la numero 11 o come gioca la numero 11, ma bensì è quella di valorizzare il nostro comune, il comune di Atessa, far conoscere a tutti fuori dal comune stesso la bellezza di Atessa e dintorni con tutte le sue contrade, con tutte le sue frazioni. Far conoscere da vicino a tutti quanti i genitori di tutta la regione, quindi com'è la vita del giovane calciatore al di fuori solo del calcio, quindi entreremo nelle case degli atleti e andremo a vedere cosa fanno loro prima di una partita, cosa fanno dopo un allenamento, cosa fanno prima di andare a giocare la domenica mattina ad esempio, e quindi è un qualcosa che coinvolgerà tutta la società, tutti i genitori, i nonni, perché comunque saranno ben contenti di vederli in televisione, ed è una cosa a cui pensavo già da diversi anni, forse un anno e mezzo, e quest'anno mi sono deciso di poter realizzare questo, così da dare anche la maggior visibilità a tutte le attività che lavorano nella nostra zona, nei nostri dintorni. Ed è un progetto che coinvolge notevolmente tutta la zona Valliva, la zona del comune di Atessa, la zona di Altino ovviamente, dove noi abbiamo un polo, e quindi siamo molto contenti di aver chiuso questo accordo con Rete 8, ed ovviamente non ci fermiamo qui, perché avremo l'obiettivo di questo reality è quello di poi di avere dei premi ovviamente importanti, come ad esempio delle borse di studio, delle partecipazioni a sessioni di allenamento con club di Serie A, di Serie B, di Serie C nel corso degli anni. Ci saranno dei premi come culturali, quindi vogliamo creare un movimento che abbracci notevolmente la vita quotidiana di un bambino e dei propri genitori. Il reality inizierà a metà ottobre e ovviamente noi ci prepareremo prima, come è giusto che sia, e vi invitiamo a partecipare agli Open Day già da questa settimana qui, dal 22 al 26, troverete le date sulla nostra pagina Facebook numero 11. Il 31 agosto ci sarà un'altra giornata di Open Day qui a Monte Marcone dalle ore 16, se non sbaglio, mentre la settimana prossima sarà alle ore 17. Il 31 agosto sarà alle ore 16 presso lo stadio comunale di Monte Marcone di Atessa, con tutte le categorie, quindi dai giovanissimi sino all'alfabeto dello sport. Lì vi presenteremo tutto lo staff, tutti i mister che quest'anno abbiamo riconfermato, anzi abbiamo ampliato, tutti i mister super qualificati, e non vi resta che svelarvi poi come lavoreremo durante il corso degli anni, e chi gestirà i vostri figli, i nostri tesserati e tutte le attività che porteremo avanti da qui fino alla prossima stagione. Come mai la numero 11 parteciperà al campionato di seconda categoria? Sì, da quest'anno c'è una novità in più, la numero 11 entra nel calcio dei grandi, tra virgolette, perché parteciperà al campionato di seconda categoria. Tutti mi chiedono com'è possibile questo. Semplicemente abbiamo fatto una fusione con l'Altinese, dove abbiamo mantenuto il titolo di seconda categoria,
mantenendo così il nome numero 11 e i colori sociali. Volevamo dare sbocco ai nostri ragazzi, è un passaggio, uno step che dovevamo fare prima o poi. E dopo una semplice chiacchierata con il presidente Domenico D'Alonso e Gianluca Cicchini, che ringrazio pubblicamente, ci siamo subito accordati per dar vita a un qualcosa di unico nella nostra zona, quindi che abbraccia diversi paesi e permette a tutti i bambini di poter dar seguito in primis alla scuola calcio e poi ad una prima squadra. Siamo molto contenti di partecipare al campionato di seconda categoria, di avere una nostra prima squadra, perché come ripeto era un nostro obiettivo e speriamo per questo campionato. Siamo pronti e niente, ringrazio tutte le persone che hanno partecipato a questa fantastica serata e che hanno permesso la realizzazione in primis della serata, ci hanno ascoltato dandoci fiducia per quello che sarà poi il programma della numero 11, che inizierà poi a brevissimo. Quindi rimanete sintonizzati, ci trovate su Facebook o basta chiamare direttamente me al 328 25 42 075, dove vi verrà girato un programma dettagliato della stagione e di tutto quello concerne poi al mondo numero 11. Vi ringraziamo e ci vediamo presto, grazie mille. Andrea De Petra, responsabile del settore giovanile, presenta la nuova stagione. Ma la stagione speriamo che parta nel migliore dei modi, abbiamo i ragazzi che sono belli pronti, uno staff tecnico molto competente che ci aiuterà sicuramente per tutto l'arco dell'anno, insomma. Dacci qualche informazione sui nuovi arrivi che faranno parte dello staff tecnico. Allora, abbiamo preso Mariangela Verratti, che è una laureata in scienze motorie, ci aiuterà con i bambini più piccoli nel gruppo dell'alfabetizzazione motoria. Poi abbiamo riconfermato quasi tutto lo staff tecnico, abbiamo Alessandro che ci aiuterà e darà una mano con il gruppo dei pulcini e degli esordienti, e tutto l'altro staff tecnico che dell'anno scorso comunque è stato riconfermato e quindi ci siamo e siamo pronti per ripartire. Quali saranno gli impianti per le sedute di allenamento della scuola calcio? Le sedi di allenamento sono come l'anno scorso, sia a Selva di Altino, sia a Altino in generale che comunque a Monte Marcone. Con la categoria Pulcini abbiamo deciso di portarli tutti quanti a Monte Marcone per una questione di spazi e di maggiore anche visibilità dal punto di vista dei ragazzi. Nel corso della presentazione Filippo Labrozzi, che si occuperà della prima squadra in tandem con Antonello Di Toro, conferma la ripartenza con lo zoccolo duro della scorsa stagione, integrato da qualche importante tassello che potrà garantire un salto di qualità per ben figurare in questa stagione. Motivo di particolare orgoglio, come sottolinea lo stesso Labrozzi, è la crescita esponenziale del settore giovanile. Basti pensare che 3 anni fa erano iscritti appena 13 bambini. Adesso il gruppo è sostanzialmente importante, abbinato ad un discorso legato alla prima squadra. A tal proposito vanno sottolineati i meriti del presidente Mattia Grappasonno e della dirigenza dell'Altinese, società che ha permesso la creazione della prima squadra e l'acquisizione del titolo sportivo per disputare la seconda categoria, nelle persone dei vari Domenico D'Alonso, Gianluca Cicchini, Giannino Rossetti, che sono riusciti a portare avanti e unire queste due realtà. Ringraziamenti doverosi anche per Claudio D'Arco, che ha intrapreso nuove avventure calcistiche, ma che è stato tra i promotori della scuola calcio sin dalle origini. Davide Crognale, centrocampista della numero 11, cosa ti aspetti da questa stagione e in che modo hai intenzione di ripartire? Allora, ciao a tutti, ma mi aspetto, dopo la chiusura dell'anno scorso che abbiamo sfiorato la finale playoff, quest'anno avendo preso tanti rinforzi, soprattutto anche molti giocatori di categoria superiore, mi aspetto che puntiamo a fare, se non uguale, di più dell'anno scorso, quindi stare almeno tra le prime 3 posizioni. Cosa ti ha spinto a restare in questa realtà anche per la stagione ormai alle porte?
Allora, dopo l'anno scorso è stato il primo anno in questa società, mi sono trovato bene col gruppo, con i mister, con la società. Poi quest'anno c'è stata questa cosa con la numero 11, che secondo me è una bellissima iniziativa, con la scuola calcio, con tutti i bambini che magari ci seguiranno nelle partite, sarà una bella cosa condividere con loro vittorie. Pierluigi Di Toro è il capocannoniere della passata stagione in seconda categoria, così come altri suoi compagni è stato corteggiato da altre società ma ha preferito rimanere qui a titolo gratuito. Ciao, perché? Perché il gruppo è bellissimo, quindi mi sono trovato bene. L'ho amati dai primi allenamenti dell'anno scorso, e oltre che al campo usciamo la sera, quindi il gruppo non è solo sul campo ma anche fuori, e per questo è stato il mio primo motivo per rimanere. Poi c'è la società che ha un bel progetto e farne parte mi fa sentire importante, quindi sono rimasto qua. Luca D'Alonso è il capitano della prima squadra, uno dei ragazzi che ha voluto fortemente la ripartenza dell'Altinese dalla terza categoria. Allora, secondo me tutto questo è la chiusura di un cerchio che è partito da un progetto di 5 anni fa, dove ci siamo trovati a riprendere tanti ragazzi che erano anche fuori, diciamo, tra virgolette, del paese e anche di altri paesi. E siamo arrivati a questo progetto che penso è la cosa più bella che ci può essere, perché anche col settore giovanile, con la spinta di avere dei ragazzi, dei bambini sotto di noi, è bellissimo, ci deve essere di responsabilità verso loro e ci deve essere di grande stimolo per il campionato. Tornando al periodo della ripartenza, è stato in quel periodo che tutti, indistintamente dallo staff tecnico alla rosa della squadra, hanno accettato di far parte del progetto senza alcun tipo di rimborso economico. Andrea De Petra, tra le altre cose, è un tecnico del Centro Federale a Castel di Sangro, quindi porterà dei grossi benefici alla numero 11. In che modo? Cercheremo di usare e di sfruttare la metodologia dei centri federali, dell'Evolution Program e quindi della metodologia della federazione, che ci è molto utile sia nei settori giovanili, nell'attività di base e speriamo anche nelle prime squadre, insomma.